Ciao Andrea Ferrari, sono di Modena, ho 30 anni, faccio il corriere in bicicletta, mia esperienza di vita passata prima di questo lavoro, sono laureato come tecnico sanitario, praticamente noi facciamo i Pony Express, se vogliamo dare una definizione abbastanza conosciuta, in bicicletta. Allora, la mia giornata tipo inizia con la sveglia intorno alle 8, faccio colazione prima al mercato. E poi dopo aspetto che qualcuno mi porti delle spese da portare a casa, se si tratta di spese più del mercato, o aspetto che squilli il cellulare per qualche cliente per consegnare pacchi o buste. Per ora noi siamo contenti, uno stipendio dopo 8 mesi nel quale non abbiamo preso niente perché abbiamo preferito mettere da parte quel poco che prendevamo, da settembre mi hanno iniziato a pagarci, si suol dire. La clientela tipica qui delle consegne della spesa sono anziani e meno anziani e persone giovani che non hanno magari la voglia di farsi 4 piani di scale senza ascensore con 6 casse d'acqua. E extracomunitari no, non ce n'è, non usano questo servizio perché probabilmente hanno altri problemi a cui pensare. E invece a livello di Pony Express, quindi corriere in bicicletta, lavoriamo per aziende e negozi che vanno dal fioraio alla grossa azienda, la stamperia che si fa portare i pacchi, i biglietti da visita ai clienti, dei più disparati fondamentalmente, perché è un servizio che va bene per tutti. Di persone che alla fine mi aspettavo fossero molto meno disponibili ad aprirti la porta, invece sono tutti questi gioviali e comunque anche contenti quando ti vedono che, vabbè, perché fondamentalmente poi ci hanno chiamato loro, la spesa ce l'ha andata loro, siamo stati mandati da loro qualcuno di fiducia. Vedo una città certo diversa, vista da aprendo le porte si vedono case meravigliose, case che invece uno immaginava fossero scrause, invece aprono la porta, sono le case più belle di Modena, situazione di qualsiasi genere, dalla vecchina che vive in 30 metri quadrati, alla famiglia numerosa che vive nel grande appartamento, si vede un po' di tutto, si vede quello che forse è realmente Modena, non di facciata ma dall'interno. Beh, veniamo anche da periodi più bui, almeno per quanto mi riguarda, dove erano quasi una chimera uno stipendio a fine mese, quindi sì, lo stipendio sotto i 1000 euro, ampiamente sotto i 1000 euro, e poco più di 500, dai, non ce l'ha neanche puoi dire, e poi dipende sempre da quante consegne si fa quel mese, c'è anche il mese che si può prendere veramente meno, e basta solo togliersi forse molti fronzoli, molte cose, poi non dico certo che faccio una vita ritirata, io vado a farmi il mio aperitivo, la mia birra la bevo, vado fuori a cena, per fortuna che hanno aperto questi benedetti all you can eat giapponesi, vado ghiotto, e si vive tranquillamente, ti dico, forse è anche un po' una questione di come si è vissuto fino a questo momento, io mi sono trovato in situazioni ben peggiori e adesso sono molto contento. Modena è una città che tradizionalmente va in bicicletta, forse si è un po' perso, non lo so, però adesso mi sembra che comunque anche a livello di giovanile o per moda o per necessità stia tornando molto in auge la bicicletta, per fortuna. Come dicevo prima, magari anche noi col tempo avremmo dato un po' un esempio che con la bicicletta si possono fare tante altre cose.